Ah, una cosa volevo dire un attimo, perché in chat molti chiedono: ma dove sta il gameplay? Allora, il gameplay in realtà non c'è su D&D, è un gioco cartaceo, quindi non esiste un gameplay, un video, cioè non è un videogioco. Dato che qualcuno ci faceva il... È proprio un gioco, sì, da tavolo cartaceo, quindi esatto, non c'è un video. Cioè, come facciamo a capirlo? Allora, diciamo che per ragazzi, il gioco da tavolo D&D soprattutto ha poi dato la possibilità di creare tutti i giochi di ruolo dei più famosi che conoscete, dei videogiochi. Tipo questo. I vari Elder Scroll, i vari Neverwinter, tutti i giochi dove voi avete un personaggio che portate avanti e sviluppate una storia, è un gioco di ruolo. E tutto deriva dai giochi di ruolo cartacei, fatti tra persone che si raccontavano una storia tra di loro. O meglio, una persona che raccontava una storia e le altre che vivevano quella storia. Yes, yes. No, non spero, è come Monopoli, chiaro, ma senza soldi. No. È più che altro è una storia che racconta appunto una persona, ma con i soldi, in cui delle persone, altri ragazzi, altri giocatori interpretano un personaggio. È come interpretare a soggetto. Sono i primi videogiochi. Esatto. Quando ancora non c'erano i videogiochi, c'erano i racconti, le storie, ed è tutto basato sull'immaginazione. Ed una è una figata. Non c'è qualcosa visto, ma c'è la fantasia. Quindi esatto, voi dovete immaginarvi tutto quanto. Il motore massimo è la fantasia, i personaggi che rendono vivo il tutto. Non c'è grafica, ragazzi, c'è un po' di grafica ed è quella della tavola, del tabellone su cui giocheremo, ma non sarà mai niente di eccesso, ma perché non è quello lo scopo del gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è l'interpretazione del personaggio. Tutte le persone qui, tutti i giocatori qui della chat, Quit, Naux, Robin, Rexel, non lo so, ma mi ha comunque detto che ha avuto esperienze, hanno giocato ai giochi di ruolo, hanno vissuto quello che era l'origine del videogioco. Prima del videogioco c'era questo, c'era il gioco di ruolo, dove ognuno interpretava un personaggio, ed è molto importante per sviluppare. Non pensate che aiuta molto i vostri cari Quit, i cari Rexen, aver giocato di ruolo, perché sblocca molto e rende molto più dinamici nel parlare, nell'interpretare, nell'immedesimarsi in qualcosa che non esiste. Bravo. Volete essere bravi su YouTube? Giocate di ruolo, cazzo. Sì, mi conviene. Io, al contrario, invece, ho iniziato con i videogiochi, poi sono andato ai giochi di ruolo, perché devo dire che ti lasciano molta più libertà. Nei giochi di giochi fatti sono limitati, invece nei giochi di ruolo veramente il tuo limite è proprio la tua fantasia, quindi puoi fare tutto quello che vuoi ed è veramente una figata. Ve lo ammetto, veramente. Il fatto è che c'è una libertà che nei videogiochi non puoi avere. Esatto, nel senso, ci sono dei limiti, perché ovviamente il mondo impone dei limiti. Nessuno può dire, sì, sono un Super Saiyan, basta, parto e tiro un'onda energetica. Ci sono dei paletti, però diciamo che si ha la libertà massima per quello che si vuole fare. Io ho un cappello cilindro e dei baffi finti, quindi... Esiste la vita bada. Non l'avrai, ma esiste. Esiste la vibro spada, ma non l'avrai. Regalate sempre a The Gamers 2. E poi, allora, vi faccio un esempio comunque sia. Il master può decidere la storia. Però metti che in questa storia c'è un artefatto tipo una pala di cristallo. E io nella prima giocata lo prendo e lo sbatto per terra e la distruggo. Io devo contare. Io ho inculato la storia del master. Esatto. E cosa più importante, il master non è l'antagonista, ma è il narratore. A me di uccidere loro non interessa nulla. Nel senso, è facile uccidere loro. Cioè lui non vince. Vabbè, io non posso vincere. Lui la cosa che fa è portare avanti la storia. Esatto. Quindi io sono davanti a sto tizio che è in stato semi-vegetale, nel senso che può parlare.